Edoardo Stoppa sceglie di non incontrare Juliana Moreira, Luxuria interviene. Edoardo Stoppa sorprende tutti e decide di non incontrare sua moglie per non togliere riso ai compagni. Vladimir Luxuria ha iniziato la puntata di stasera dicendo che stasera non avrebbero avuto pietà nei confronti dei naufraghi dell'Isola dei Famosi, e così è stato. Difatti gli autori hanno messo di fronte ad un bivio Edoardo, il quale è stato costretto a scegliere se rinunciare al riso per i compagni e avere così modo di incontrare sua moglie Juliana Moreira o meno. Quest'ultimo, visibilmente in grande difficoltà, ha chiesto aiuto alla moglie a pochi metri di distanza per capire cosa fare. Che cosa faccio? E quest'ultima non ha avuto il minimo tentennamento nel consigliargli di non tradire i suoi compagni d'avventura, il riso. Edoardo le ha dato ascolto prendendo tutti in contropiede. Vladimir Luxuria ha deciso di dare un minuto al naufrago per incontrare Juliana Moreira. Successivamente la conduttrice dell'Isola dei Famosi è intervenuta cambiando improvvisamente le carte in tavola. Difatti quest'ultima ha deciso di far incontrare Edoardo Stoppa e la moglie per un minuto senza alcun tipo di conseguenza nei confronti degli altri naufraghi su Playa Espinada. Mi voglio rovinare ... decido io ... basta. Sono una dittatrice ... un minuto per voi. Edoardo ha quindi nuotato verso la moglie. Appena arrivato di fronte a quest'ultima gli abbracci e i baci si sono sprecati, tanto da emozionare tutti i presenti in studio e i numerosi spettatori a casa sintonizzati su Canale 5 per seguire la puntata del reality show. L'Isola dei Famosi, la conduttrice ha fatto i più sinceri complimenti a Juliana Moreira. Finito questo incontro Vladimir Luxuria, che tra qualche settimana si sposterà al martedì con il suo reality show Adventure in onda sull'ammiraglia Mediaset per lasciare spazio a Michelle Hunziker con il suo Io Canto Family. Ha voluto fare i più sinceri complimenti a Juliana perché ha dimostrato che suo marito Edoardo Stoppa ha generosità da vendere. Non hai fatto un viaggio a vuoto Juliana perché con questo tuo gesto hai dimostrato ancora una volta la generosità di tuo marito Edoardo. E in effetti c'è da dire che in tutte queste edizioni del reality raramente era successo che un naufrago rinunciasse ad incontrare uno dei suoi affetti più cari per il bene del gruppo. Sarà anche per questo motivo che in poche settimane è riuscito a far breccia nei cuori dei suoi compagni d'avventura, ma anche degli spettatori a casa. Potrebbe essere un serio candidato alla vittoria?